Ciao amici, oggi angolo Tecno Lab, perché oggi mi devo mettere sotto qua il drive-ino. Ricorderete il drive-ino preso qualche giorno fa, cioè arrivato qualche giorno fa, e che ha problemi nella lettura, o praticamente non legge, non trova nessun file. Andiamo a vedere un po' cosa c'è dentro e cosa potrebbe essere. Intanto mi sono già munito di fiocco, cotton fiocco e alcol, e prima di tutto andrò a pulire la testina e poi si vede cosa succederà. Oh, eccoci qua, andiamo ad aprire lo screen. Ah, mi piace questa cosa qui, gli attacchi sono in ottone, non è soltanto plastica. Questo sarà la testina e... Cioè, mi piace, qua c'è una K, quindi non si può sbagliare verso. Mi piace questa EEPROM, questa me la vado a copiare. Questi mi faccio una copia di backup. Una 27128, significa che è da 16 kilobyte. Questo è casinotto. Che bei ponti! Certo, due tensioni, due ponti, belli citrigni. Bello anche l'interruttorio, condensatori, oh, mai visto condensatori montati sotto sopra, cioè montati lato saldature. Qua c'è un regolatore di uno stabilizzatore di tensione dentro, qua comodamente attaccato a un connettore, pure bello, si può togliere, una bella staffa. Ah, un altro regolatore qui, questa è la 5 volt e quella è la 12. Loro hanno fatto, cosa hanno fatto? Hanno montato il tutto direttamente su una staffa metallica, che non è alluminio però è acciaio, e staffa metallica che ha la doppia funzione, sia di rendere robusto tutto quanto il casinotto, che fare da dissipatore a questi due stabilizzatori di tensione, togliendo così il problema che aveva il 1541, che conosciamo tutti. Vediamo qua componentini che conosciamo: il 6502 CPU e i due via che abbiamo pure sul 1541. Per forza devono essere due via, perché devono comunicare con il nostro 64. Poi questi sono tutti integrati logici. Questo qua c'è il preamplificatore, va bene. Allora, intanto è tutto unto, c'è olio dappertutto, perché qualcuno ha usato qua avranno usato olio per macchina da cucire o non lo so, e a dismisura, però è tutto unto, tutto pieno, beh. Poi queste belle viti, stavo dicendo, belle per il legno, no? Con testa svasata, bellissime. E per tenere qua il, come si chiama, la staffa. Comunque, soluzione, ha funzionato. A quanto pare la plastica qui ha ceduto, si è spezzata, e quindi qualcuno ha fatto un po' di fai da te. No, ma aspettavo sinceramente, dopo aver visto tutte queste modifiche, questi lavori qua, mi aspettavo una testina scassata, o meglio senza testina, quasi quasi, non lo so. Comunque sarà piena d'olio, credo. Vediamo che dice. Eccolo, bella pulitina. E qui c'è da... io mi sa che smonto un pochino tutto. Qua abbiamo il sensore di fine corsa, come sul 1541G. E prima di provare, ho notato una cosa strana qui. Guardate un po', la faccio un po' più chiaro, guardate un po', qua c'è un piedino staccato, cioè è stato troncato, che ne dite? Chissà perché, chissà che succede se lo riattacco, boh, provare e vediamo cosa succede, vediamo un po', lascio così. Il disco,
File not found. Allora entra in azione il drive di così di strappo di avvio. Avvio a strappo il 15412. E uso il mio disco allineamento qua con i programmi di allineamento. Mi serve solo per caricare il programma e poi passo praticamente al cambio di nuovo, tolgo il cavo, lo collego qua, computer sempre acceso per ovviamente mantenere il programma in memoria, però siccome il programma è in basic io posso anche fermarlo a cose o persone. Io mi carico qua il Giphy, così velocizziamo un po', però non mi soddisfa molto perché è un programma per controllare l'allineamento. Io più che allineamento voglio vedere, esatto, questo qui. Ho bisogno un feedback per vedere, diciamo, la testina che sta facendo. E questo qua, questo mi permette, di richiamare il programma stesso. Esco fuori con un run stop restore e poi lo posso richiamare col sys, quindi mi va bene così. Perciò a questo punto spengo il drive, cambio cavo, rimetto di là, ok, e possiamo riprendere la prova. Accendo il drive e diamo il run. Vediamo che mi dice. No, secondo me è disallineata. Perché la testina legge, ma è disallineato. Vediamo, ci dovrebbe essere. Allora, io agisco inizialmente, vediamo, sul fine corsa, e possibilmente la testina ha un riferimento errato. Uso questo qua, è un normale disco formattato, nuovo, formattato con un drive, solido drive funzionante. Io ho problemi a mantenere sto coso qua, sta scheda. Oh. Ecco, ricolleghiamo. 2 e 1, ok, 81, quindi io faccio A, questi sono ottimi risultati, questo mi piace come risultato, e se io fermo il programma? Certo. Ah, ha caricato. Oh, cazzo, allora. Ha caricato. Aspetta un attimo che fermiamo tutto. Ah, ha tolto Giphy dalla memoria, ovviamente. Che cacchio, di nuovo. Comunque ho fatto un altro po' di prove, così non rilevando, diciamo, altre problematiche tranne quello che potrebbe essere il disallineamento. E inoltre uso i dischi originali qua, come questo qui, e modalità non Giphy, perché gli originali hanno un po' problemi a caricare, diciamo, con le protezioni sui dischi originali. Con il disco originale sembra di andare. Sembra che vada perfettamente, vedete? Eccolo qui. Va. Oh, facendo la stessa prova sempre col famoso disco nostro qui, allineamento, vediamo cosa fa.
Non gli piace. Infatti, niente, io vado a giù, laboratorio, perché qui per allineare e bisogna a quanto pare smontare tutto quanto, perché questa staffa qui va giù fino a dietro alla parete praticamente, quindi, e con la scusa ho pensato, con la scusa gli do una bella pulitina a tutto quanto, così faccio pure vedere un po' in generale, che qualcuno mi aveva chiesto tempo fa se come fare, come smontare un drive per pulirlo eccetera, quindi ho smontato un po' qua e guardate un po' come è assemblato, c'è un assemblaggio un po' strano, questa fa la staffa, termina qui e il meccanismo è avvitato da sotto da queste quattro viti. E guardate un po', è tutto pieno di olio, hanno stra esagerato qui, è tutto unto, tutto macchiato d'olio. È bella sta cosa, volevo dire, sta soluzione qua, i due regolatori, una bella soluzione, perché hanno, sembra che abbiano puntato proprio sul fattore sul riscaldamento, da evitarlo, correggendo così il problema dei 1541 normali. Guardate qua in controluce, vedete l'olio? Ce l'hanno fatto proprio colare, che schifo. Ho smontato tutto qua, ho dato pure una pulitina qua sotto, il carrello del, stavo dicendo, ottica della testina. E vedete qua, si vedono segni di ancora unto di olio, hanno usato della vasellina. Niente, questo come praticamente come pulire il drive, non è che ci vuole, ecco, togliamo pure il sensore. Guardate un po' le macchie. Vedete le macchie sulle viti, sotto le viti, quanto olio c'era. Le aste io le faccio, le pulisco, con le sgrasso con uno sgrassatore, e, tipo anche un diluente, no? un'acqua raggia, oppure la trielina, famosa trielina. E credo che dopo non lubrificherò, vanno bene così, perché poi tanto qua sulla testina, il carrello della testina gli scivola su, non è che ha bisogno tutta sta, non ci sono tutte queste parti meccaniche, quindi è acciaio contro l'acciaio contro plastica, non ha bisogno di lubrificazione di questa esagerata. Dai, montato tutto quantino qua, tutto a suo posto, ora vado a provare svitando le due viti qua. Questi sono per regolare un po' l'allineamento, perché permettono, dando dei piccoli movimenti qua nel motore, se si sposta qua. A me sembra che qualcuno gli abbia messo dell'attack, del super attack, per bloccare. Ecco, bastano anche movimenti così per regolare la posizione del carrello, no? Vedete? Allora, siamo in fase di allineamento, come avevo fatto vedere prima. Cerco di fare una cosa un po' più veloce. Queste sono le viti, una e l'altra qua, due, che permettono di dare sto gioco. Ecco. Questi, ovviamente questi sono bruschi, però è questo il giochino che fa. Ora, con il nostro bel software qui, eccolo qua, è praticamente possibile leggere traccia per traccia, qua non ci siamo proprio,
Questa è la traccia che gli viene detto di leggere, questa è la traccia che il drive risponde che sta leggendo, questa è la, diciamo, gli errori e questa è l'accuratezza. Quindi dobbiamo giocare un po' piano, piano, con movimenti di pochi millesimi, di andare a cercare di aggiustare. Ovviamente questi devono essere sempre uguali e questi li dobbiamo andare a cercare di fare diventare più positivi possibile. Io rifaccio da capo. No, no, no. Ecco, guardate un po' qua che bel risultatino che ho ottenuto facendo questi giochetti qua di allineamento. Quindi vediamo qua. Ora sarei curioso sapere, ottenuto sto risultato. Io esco. Non mi dovrebbe dare problemi. Allora, qua non mi dà problemi con questo disco. Ora vediamo col nostro famigerato. Vediamo che fa. Niente. Ah, questo qua, no, non lo digerisce. Io potrei anche, faccio qualche altra provina. E potrei anche concludere qui, riassemblo in tutto quanto, tutto il casinotto, e quindi e niente, questo è quanto volevo fare vedere. Questo drive qua, pulizia, allineamento, eccetera, prova, tutto quanto, collaudo. Quindi fatto ciò, rimettiamo tutto com'era e basta. Questo finalmente è i lavori che purtroppo sono un po' antipatici, però bisogna farli. Qualcuno li deve fare. Vi saluto, ciao, alla prossima!